In queste 150 date sono comprese anche avvenimenti che non sono strettamente storici, non è la storia dei manuali scolastici, le guerre, i trattati, eccetera, eccetera, ma anche i fatti che apparentemente meno importanti, che riguardano più che altro la società, ma che servono per capire cos'è stata l'Italia in questi 150 anni. Italia è nata, ha una madre possessiva, la destra, e un padre severo, il Piemonte. Gli altri devono cominciare a sentirla figlia propria. Non sarà un'impresa facile, tant'è vero che dopo 150 anni vi siamo ancora impegnati. La 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 la. E finché la barca va, lasciala andare. E finché la barca va, tu non remare. E finché la barca va, stai a guardare. Quando l'amore viene il campanello suonerà. Quando l'amore viene il campanello suonerà. Dan, dan. Un mese dopo in Parlamento c'è il primo scontro, ma a scontrarci non sono solo due fazioni rivali, sono proprio due tipi diversi di italiano. Uno è incarnato da Cavour, freddo, determinato, colto, che frequenta l'elite, che ama l'Italia come solo può amarlo uno straniero. Ecco, meno male che abbiamo fatto l'Italia prima di conoscerla, gli scappa detto a Firenze. Chissà cos'altro avrebbe aggiunto se avesse proseguito il viaggio. Va pensiero sulla Lidorate, va ti posa sui clivi e sui colli. Mi hanno cassa integrato e a lavorar per un cinese mi son ritrovato. Sbarcare, oh, il lunario, oh, oh, oh. Col PIL che scende di più a fare la fame qua giù. Al terzo gol anche il presidente Pertini balza in piedi sotto lo sguardo affettuoso di re Juan Carlos, che tra poco consegnerà la coppa nelle mani del capitano Zoff. Sì, vai, campioni d'Italia, vai, campioni, vai, del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. Caravanserraglio d'Italia, di italiani, questa vitalità, questa che Pasolini chiamava una disperata vitalità, questa capacità di mettersi in scena, rappresentarsi, illudersi, in qualche modo, che fa sì che l'Italia sia un paese unico al mondo da questo punto di vista, è anche il più divertente. Tutto sommato. Il dibattito politico emigra sotto le lenzuola e fra calunnie e scomode verità non risparmia nessuno. Avranno i loro guai il sottosegretario alla protezione civile Guido Bertolaso, coinvolto in una storia di appalti e di massaggiatrici, il governatore del Lazio Piero Marrazzo, ricattato per i suoi amori trans, e il dissidente Gianfranco Fini, alle prese con un appartamentino di Monte Carlo, donato al suo ex partito e finito nella disponibilità del giovane cognato. La moglie Veronica Lario definisce Berlusconi un malato e chiede il divorzio, sconcertata da un paese che, virgolette, per una strana alchimia tutto concede e giustifica al suo imperatore. Chiuse le virgolette. Ma la forza del premier sta proprio nel suo essere in simbiosi con le viscere della nazione. Chiunque sia andato al potere prima di lui ha cercato di cambiare gli italiani. Il duce voleva farne dei soldati contadini come gli antichi romani, la democrazia cristiana dei cittadini probi e laboriosi. Anche il Partito Comunista aveva un fondo moralista. Berlusconi invece esorta i connazionali ad andare fieri dei loro difetti, sono sintomi di libertà. Ne dà egli stesso l'esempio con continue cadute di gusto che indignano gli stranieri, ma confermano nei suoi elettori la convinzione che il miliardario di Arcore sia uno di noi. La sua ideologia è racchiusa nell'esortazione che rivolge agli autori dei programmi televisivi, aperte virgolette, ricordatevi che il nostro pubblico ha fatto la seconda media e non era neanche tra i primi della classe, chiuse virgolette. Quel pubblico che la RAI democristiana e comunista cercava di spingere verso il liceo a furia di romanzi sceneggiati, lui lo trattiene nel paese dei balocchi, ammannendo svago e facilità come l'omino di burro trasforma Pinocchio in un ciuchino. Nonostante molti ambiscano alla parte, non si hanno ancora notizie della fata Turchia.
Thank you.